Siamo in autogrill davanti a un camion che fa un bordello assurdo. Bologna, arriviamo! Ci sono 38 gradi, 38 vero? 36. Si muore, è un forno. Tra l'altro sentite che rumore cicali? Di cicali, cioè. Di? Cicali, no? Cicale! Ah. Watch the world burn in high definition. Is it life to lie is a mission? Johnny's got his hands all Smith and Wesson. Did it to himself instead of getting old. Strafiga Bologna, cioè strabella. Io non sono mai stato a Bologna. Tra l'altro non sono mai stato in nessuna di queste città in cui stiamo andando a vedere, quindi vabbè, tutta una sorpresa per me. Raga, questa è la statua di Nettuno e adesso partirà un momento curiosità. Momento curiosità. Praticamente abbiamo letto su internet che quando lo scultore... Abbiamo anche letto. Sì, che quando lo scultore ha creato questa scultura, appunto, la chiesa è andato a rompergli un po' le scatole perché praticamente non poteva fare l'organo genitale maschile troppo, che si notasse troppo. Quindi lui per dispetto ha fatto sì che il dito della scultura, da una certa prospettiva, poi chiamata prospettiva della vergogna se non sbaglio, sembrasse proprio il suo organo genitale. Proprio maschile. Quello, esatto. Stiamo andando a mangiare in sto posto trovato su TripAdvisor che si chiama Ragù. Cioè ci andiamo semplicemente perché si chiama così. Infatti non ho neanche guardato bene cosa si mangia, però posso immaginare. Ragù. Ragazzi, guardate cosa ha avanzato Ceci nella sua ciotolina. Ma non l'ho avanzato. Prego, insulti nei commenti. Veramente buonissimo, ragazzi, veramente buono. Cioè, non so se dal video si veda, però appena arrivati quelle specie di scodelline di carta sembravano molto piccole. Infatti ho detto, cazzo, cioè, ma io mangio due di quelle, no? Mica invece, ragazzi, ho fatto fatica a finirle. Ti riempiono subito, però veramente buonissimo, ragazzi, di Bologna, forse perché siamo arrivati al tramonto, però veramente bellissimo. E Bologna, Bologna è veloce, Bologna mi sfugge, Bologna ogni volta, Bologna è più forte, Bologna è più bella, da somiglia. Spritz post cena, per Ceci, acqua frizzante. Cinema all'aperto in Piazza Maggiore, ragazzi, fantastico. Bologna, come sempre, al top. La cosa bella del B&B è il Nesquik, che non ho bevuto penso da una vita, e Ceci. Buongiorno ragazzi, sempre da Bologna e siamo stanchissimi, cioè io sono distrutto veramente. Stiamo facendo 13 km circa al giorno, grazie che passa proprio adesso. Comunque ho dimenticato la lacca, in hotel non c'era neanche il phone, infatti c'ho questa frangetta qua in testa, vabbè. Silenzi a cambiare il mondo. Sei bella come Marina Abramovic seduta in silenzio a fottermi il mondo. Stiamo cercando la famosissima mattonella nera in cui si vede il pistolino di Nettuno. Abbiamo trovato questa che è... Vabbè, non so che se si chiami mattonella nera perché è proprio nera, però boh, abbiamo provato questa e sembra esattamente questa. È Bologna, Bologna, veloce, Bologna mi sfugge, Bologna ogni volta, Bologna più forte, Bologna... Mi sono cacciato da Nettuno, mi ha detto che non potevo stare lì. Stiamo andando a fare pranzo in un posto qua vicino al centro, in un posto che si chiama Mortadella and Lab, e poi abbandoniamo Bologna. È Bologna, Bologna veloce, Bologna mi sfugge, Bologna c'ha un casco, Bologna una bici, Bologna uno zaino, sembra ancora con te. Ragazzi, non so come riprendere, ma guardate che roba, è enorme, l'ho preso con mortadella al peperoncino, crocchette di patate e provola di bufala, e Ceci l'ha preso
con carpaccio di limone, rucola, pepe, mozzarella normale. Raga, senza ombra di dubbio, uno dei panini più buoni che io abbia mai mangiato in vita mia. Veramente stratosferico. Purtroppo è arrivata l'ora di salutare Bologna, però sicuramente ci torneremo. Non oso immaginare se non ci fossero questi quasi 40 gradi come si sarebbe qua a Bologna. Chissà se è servito qualcosa questa mia invenzione.